9 comuni abruzzesi, nella sala d'annunzio dell'ex Aurum di Pescara, hanno consegnato la cittadinanza onoraria al magistrato della Procura di Palermo, Nino Di Matteo. Soddisfazione nelle parole del magistrato Di Matteo per la giornata caratterizzata dalla presenza di molti studenti e per gli interventi e le domande fatte dagli stessi a cui ha così risposto. La vostra attenzione è concentrata proprio su temi fondamentali degli argomenti che stiamo oggi dibattendo. La prima studentessa intervenuta della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo ha detto delle cose che condivido pienamente. Se stiamo pensando, stiamo vincendo. Abbiamo però l'esigenza di pretendere di essere informati. E questa è la prima grande difficoltà che i cittadini comuni e i giovani in particolare hanno. C'è una grande difficoltà ad essere informati proprio sui temi fondamentali del rapporto del sistema mafioso con il potere. Quanti cittadini italiani sanno, per esempio, che nella sentenza definitiva della Cassazione che ha riguardato il caso del 7 volte Presidente del Consiglio Andreotti non c'è un'assoluzione per non avere commesso il fatto che noi contestavamo? Quanti sanno che in quella sentenza c'è scritto che prima del 1980 il senatore Andreotti ha intrattenuto rapporti importanti con i capi delle famiglie mafiose palermitane? Quanti sanno che poco prima e poco dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio del 1980 Andreotti si recò in Sicilia a incontrare i capi delle famiglie mafiose palermitane, prima per discutere dei danni, tra virgolette, che al sistema mafioso stava arrecando l'attività politica di Piersanti Mattarella e poi per capire perché e chi lo avesse ucciso? Non ve le dicono queste cose. Quante persone vi hanno detto, quanti giornali hanno scritto, quanti politici hanno dibattuto sul fatto che è consacrato nella sentenza definitiva sempre di un processo celebrato a Palermo, quello nei confronti del senatore Dell'Utri. Anzi, quello che poi è diventato il senatore Dell'Utri è stato il promotore e l'intermediario di un accordo tra i capi della mafia siciliana e un imprenditore milanese che si chiamava e si chiama Silvio Berlusconi. Queste cose sono scritte nelle sentenze definitive.